Cari amiche e cari amici, quello che ascolterete adesso è l'intervento di Sandro Menichelli. A molti di voi non dirà nulla questo nome, ma è una persona molto competente. È il direttore della divisione Relazioni Internazionali e Associazionismo Islamico della Polizia di Stato. Buon ascolto. Diciamo che parlando qualche tempo fa di questa opportunità, il Presidente mi ha detto di parlare un attimino anche del perché di questo libro, Galassia Islamica, le ragioni del terrore. Beh, il libro è stato, diciamo, il risultato della volontà di portare a conoscenza, a fattor comune, un'esperienza mia di tanti anni come responsabile a livello nazionale e per l'Italia internazionale della prevenzione e della repressione dei fenomeni di terrorismo di matrice religiosa, non necessariamente islamica, terrorismo di matrice religiosa, prima cosa. E il punto di partenza qual è stato? Il punto di partenza è stato la consapevolezza che, aprendo i giornali, sentendo il dibattito più o meno pubblico, anche discutendo con le persone, noi siamo invasi da concetti tipo foreign fighters, jihad, shahid, califfato, di cui parliamo senza avere la minima idea di che cosa stiamo parlando e di che cosa si nasconde dietro questo mondo. Beh, da questo punto la conseguenza è stata molto, molto semplice. Allora bisogna parlare di Islam. Ma allora bisogna capire che cos'è l'Islam. Io naturalmente chiedo anticipatamente perdono perché il libro è rivolto a un uditorio ben diverso da questo così qualificato. Però nel grande pubblico si fa fatica a distinguere tra essere islamico ed essere musulmano, si fa fatica a capire come è mai possibile che persone cresciute, nate, cresciute nell'Occidente, non parlo solo dell'Italia, ma di tutto l'Occidente, i paesi occidentali, decidono di abbracciare le ragioni dell'odio e di andare in teatri operativi a combattere e essere pronti anche a sacrificare la propria vita. Ma ancora, quali sono le ragioni dell'odio? Perché noi siamo divenuti come Occidente un loro possibile obiettivo o comunque nemico da abbattere, ma questo mi si collega alla necessità di capire che cos'è l'Islam, che questi professano e naturalmente cercare di capire come si declina e cercare anche di capire quale tipo di Islam abbiamo in Italia. Bene. Fatta questa piccola premessa, nel libro quindi cerco di spiegare che cos'è l'Islam, cerco di spiegare la differenza nelle fonti, che cos'è il Corano, che cosa dice il Corano, che cosa dicono gli Hadith, cioè i detti del messaggero di Dio, perché altra fesseria che noi diciamo è che Maometto è il profeta. Maometto non è un profeta, Maometto è un messaggero, perché nel Corano è portato come Rasul. Rasul negli atti e negli Hadith significa messaggero di Dio. Nel Corano sono indicati anche 26 profeti, tra cui Gesù, che per loro è un profeta molto importante per le sole tribù di Israele, è il Messia per le tribù di Israele. E da qui scendo a andare più nel dettaglio, cercando di capire quindi la differenza, i cinque pilastri della fede. Che cosa comporta, e quindi scendendo nella distinzione delle variazioni che per un vero credente agli occhi degli islamici deve essere adempiuta per essere veramente un vero credente, e poi scendo a analizzare più in dettaglio quelle grandi famiglie dei sunniti, degli sciiti e dei sufi. All'interno degli sciiti, per esempio, si distinguono figure, noi sciiti colleghiamo all'Iran. Gli sciiti che sono presenti nella Repubblica Islamica dell'Iran appartengono a una particolare categoria che è quella dei duodecimani. Duodecimani che cosa significa? Significa che per queste persone, all'interno del mondo sciita ci sono
gli ismailiti, gli yazidi e naturalmente i dodecimani. Che cosa significa essere dodecimano? Significa che, ed è quello che viene seguito nella Repubblica Islamica dell'Iran, significa che per costoro, per la Scia, Scia Ali, cioè la casa di Ali, successori di Ali, gli imam, cioè persone che derivano direttamente, hanno una derivazione direttamente dal messaggero di Dio, si sono fermati al dodicesimo di esso, che è scomparso misteriosamente nell'874 d.C., ma che non è morto e vive e riapparirà nel giorno del giudizio per ristabilire la verità di Dio in terra. Quindi, questo da un lato. Nel mondo sunnita, non posso parlare di mondo sunnita senza capire che all'interno del mondo sunnita ci sono i Wahhabiti, ci sono i Salafiti, ci sono i Deobandi, ognuno con la loro indicazione dottrinale. A questo mi si aggiunge il fatto che per costoro, soprattutto sia per i sunniti, questi seguono quattro scuole giuridiche, Ambalita, Anafita, Malikita e Shaifita. Gli sciiti hanno come punto di riferimento la scuola Giafarita. Tutto questo sproloquio che sto facendo, a che cosa serve? Serve a capire una cosa di fondo, che se io voglio svolgere il mio ruolo cercando di prevenire che qualcuno mi monti su una metropolitana e mi faccia saltare una metropolitana, io devo capire chi ho di fronte. Se io mi limitassi a pensare all'Islam come un monolite, io sarei cieco di fronte alla minaccia. Io devo capire che l'Islam è una galassia. Io l'ho chiamata galassia, potevo chiamarlo il pulviscolo islamico. Ma semplicemente devo dire che se io voglio prevenire una minaccia di questo genere, io devo capire chi ho di fronte. E se non capisco quello che stanno dicendo, io metto a rischio, faccio male il mio lavoro e quindi rischio di non capire un messaggio, un discorso, perché un imam che dice una cosa, se la dice in un certo modo o se fa riferimento, che ne so, alla necessità di risolvere nell'ambito della khutbah, cioè il sermone della preghiera congregazionale delle 12 del venerdì, una chiara indicazione, magari dicendo che un certo problema non si può risolvere secondo l'equità o secondo il ricorso all'analogia, mi farà riferimento, vuol dire che io che sto monitorando quel soggetto so che appartiene magari a una scuola anafita piuttosto che alla scuola malichita, ma questo comporta tutte delle conseguenze molto importanti da un punto di vista operativo. Molto più semplicemente, nei limiti che comprendo del tempo, se questa è una galassia, io devo partire da un dato di fatto. Devo partire da un principio, che sostanzialmente questa declinazione islamica si modula secondo tre direttrici. La prima direttrice è quella delle persone che sono fedeli di religione musulmana, sentono di vivere la propria fede, vogliono vivere la propria fede con assoluta volontà di collaborare con i paesi di cui sono ospiti e non vogliono tipi di problemi. Poi però ci sono altre due categorie. La categoria, quella che possiamo definire di movimento neotradizionalista, e la categoria del radicalismo islamico. La categoria del movimento neotradizionalista e quella del radicalismo islamico si differenziano non per l'obiettivo strategico, perché l'obiettivo strategico sia del movimento neotradizionale, a cui fanno capo i fratelli musulmani per capirci, sia del radicalismo islamico, cioè quelli che mettono le bombe, per semplificare, hanno un unico obiettivo strategico, l'islamizzazione della società. Noi auspichiamo che ci sia una modernizzazione dell'Islam, no, loro vogliono islamizzare la società. Quindi se è l'unico e l'obiettivo strategico, vanno a cambiare il punto di vista della tattica per arrivare a questo. Scendendo dal punto di vista del movimento neotradizionale, che sicuramente ha da un punto di vista anche storico un punto saliente nell'opera della Fratellanza Musulmana che nasce nel 1928 per opera di Hassan al-Banna, questo teologo Cairota,
E praticamente loro vogliono islamizzare la modernità facendo ricorso a che cosa? A sostanzialmente due aspetti molto interessanti. Vogliono islamizzare la modernità attraverso, allora, innanzitutto per entrambi, sia per i movimenti neotradizionali sia per i movimenti radicali, l'Islam è un'ideologia totalizzante. Non c'è nessuna distinzione, è un'ideologia che abbraccia tutto. Vita civile, ogni aspetto sociale, economico, politico, è un'occasione unica e irripetibile per servire e adorare Dio, Dio che è più vicino all'uomo della sua vena giugulare, come ci dice il Corano. Quindi necessariamente, se questa è un'ideologia totalizzante, i fratelli musulmani che hanno questa impostazione di tipo neotradizionale, Al-Banna è stato uno, ma dopo di lui Al-Udaibi, Al-Tilmisani, Al-Badie, tutte queste le guide supreme della fratellanza musulmana hanno sempre pensato di arrivare a islamizzare la modernità come? Partendo dalle società musulmane per poi estendersi all'Occidente. Non scordiamo mai che Yusuf al-Qaradawi una volta disse: noi siamo entrati per due volte nell'Occidente, ne siamo dovuti uscire, se Dio vuole, con la volontà di Dio, per la volontà di Dio la terza volta non ci sarà bisogno di ricorrere alla spada per entrare. Quindi significa entrare con la predicazione, cercando di fare adepti, cercando di arrivare a creare spazi puri dalla contaminazione occidentale. Quello che diceva il presidente Gasparri all'inizio è fondamentale. Sul ruolo dell'Egitto, l'Egitto ha pagato un prezzo di sangue fondamentale per decenni, perché l'Egitto si è dovuto porre come bastione contro chi? Contro non solo questo tipo di impostazione della fratellanza, diciamo così, musulmana, che apparentemente non compie attentati, ma dobbiamo sapere che dalla fratellanza musulmana sono venuti fuori Said Qutb, che è il faro assoluto del radicalismo islamico. Nelle sue opere Pietre miliari all'ombra del Corano c'è scritto tutto quello che è l'ideologia radicale. Qutb era della fratellanza musulmana. Ancora, al-Zawahiri, l'attuale comandante in capo di Al-Qaeda, comando centrale, veniva dalla fratellanza musulmana. Sceicco Yassin, che è il fondatore di Hamas nel 1987, derivava dalla fratellanza musulmana. E che cosa aveva portato come eredità dalla fratellanza musulmana? L'eredità della fratellanza musulmana possa essere da Yassin quando crea Hamas, che significa fervore in arabo, ma è un acronimo perché significa Harakat al-Mukawama al-Islamia, cioè il movimento di resistenza islamica, resistenza contro, secondo loro, la dominazione della odiosa entità sionista, evidentemente ha portato avanti un progetto che mirava a islamizzare quella parte di territorio attraverso due canali: da una parte la dawa, la predicazione, l'attenzione ai più bisognosi, ma dall'altro la creazione di un'ala militare, che nel tempo sono divenute le brigate Zedin al-Qassam, che sono quelli che hanno fatto gli attentati a Hamas, e deriva tutto dalla fratellanza musulmana. Ma questo è un esempio semplice. Andiamo a vedere un pochino più da vicino se è vero, come è vero, che noi siamo di fronte a un radicalismo islamico, le ragioni per cui noi siamo divenuti il loro obiettivo. Allora, molto semplicemente, secondo i pensatori radicali, ripeto, Abdullah Azzam, Abu al-Maududi, soprattutto Qutb, Said Qutb, naturalmente il pensiero qual era? Era quello semplicemente di vedere due categorie. Qutb che diceva: le società attuali non c'è più la possibilità di distinguere nella vecchia dicotomia di centinaia di anni di studiosi, secondo cui si poteva distinguere tra Dar al-Harb, casa della guerra, e Dar al-Islam, perché per loro, dicono, questo è superato, perché oramai non c'è più la Dar al-Islam, perché la casa della guerra, il partito di Satana, è già entrato nella casa dell'Islam attraverso la Jahiliya, che sarebbe l'ignoranza religiosa. Ma questo di chi considerano loro i latori di questa volontà
di colpire dalle fondamenta la vera società musulmana? E beh, sono molto semplici, sono quelli che sono considerati i nemici da battere. Chi? L'Occidente, i crociati, l'entità sionista, i governanti empi, gli ulema corrotti, gli indifferenti e gli apostati. Questi sono coloro che devono essere colpiti. Noi, ringraziando Dio, c'entriamo sia come Occidente sia come crociati ai loro occhi. Perché? Perché praticamente di che cosa vengono considerati responsabili questi obiettivi? L'Occidente perché con le sue politiche neocolonizzatrici, non di tipo territoriale, ma di tipo valoriale, ha operato un'attività volta a espandere, a trasmettere valori che sono incompatibili con la realtà islamica. Faccio un esempio palmare e ve ne chiedo perdono da subito per la semplicità dello stesso. Esporre o esportare il concetto di democrazia ai loro occhi è impensabile, perché la democrazia comporta il ruolo del Parlamento, il ruolo dei partiti politici, ma il partito politico per loro è una evidentissima manifestazione di divisione della Umma, cioè della comunità dei credenti. Nel momento in cui accetto i partiti politici, evidentemente io spezzo l'unità dei credenti di fronte a Dio e quindi evidentemente pongo il germe della divisione della comunità dei credenti. Ricordiamoci sempre che nel mondo di cui parliamo il concetto fondamentale non è quello di uomo, è quello di comunità, perché all'interno del mondo della comunità si devono perdere tutti i bisogni del singolo per essere riportati a livello della comunità. Ma l'Occidente è questo, ma i crociati perché? Perché i crociati sono considerati nemici da abbattere? Perché evidentemente con la loro volontà di separare la politica dalla religione hanno messo in crisi il principio fondamentale a cui si riferiscono queste persone, il principio del Tawhid, dell'unicità, della consapevolezza dell'unicità di Dio. Non c'è Dio all'infuori di Dio, dice la Shahada, cioè la testimonianza di fede, il primo obbligo dell'Islam, il primo pilastro della fede. Non c'è Dio all'infuori di Dio, e se io metto qualcosa a livello di Dio, evidentemente questo è un peccato capitale e i cristiani ne sono i latori di questa lesione. Poi c'è il discorso, il Presidente faceva riferimento prima al Tantawi. Al Tantawi è veramente la guida di Al-Azhar. Al-Azhar noi sappiamo che è il faro del sapere sunnita nel mondo. Ebbene, allora, per anni queste persone hanno considerato gli ulema, cioè i dotti della legge islamica, cioè coloro che conoscono la legge, i sapienti della legge islamica, come nemici perché? E quindi andavano uccisi perché? Perché semplicemente loro, adeguando il loro comportamento e i loro studi a un atteggiamento di tipo quietista, cioè in buona sostanza io supporto il governo purché il governo mi lasci fare le cose che voglio, sono sempre stati coloro che hanno consentito, hanno retto, hanno dato una sponda di sapere religioso al governante considerato empio di turno. Ma allora perché allora anche il governante empio va colpito? Perché è stato ucciso il presidente Sadat dalla bomba tiratagli dal tenente Islamambuli durante una parata militare al grido "ho ucciso il faraone"? È stato colpito perché ai loro occhi aveva due grandi responsabilità. La prima, aveva firmato la pace con l'odiata entità sionista, e soprattutto agli occhi di queste persone aveva contribuito a favorire una società solo formalmente musulmana, ma nei fatti completamente occidentalizzata, e quindi andava abbattuto, come tutti i governanti corrotti. Altra caratteristica dei nemici da abbattere è quella dell'entità sionista. Che cosa si contesta e perché? Al di là dell'islamo-nazionalismo proprio di Hamas o in misura minore di Hezbollah nel Libano, ma quella in misura minore, però soprattutto di Hamas, al di là di queste caratteristiche, che cosa contestano i pensatori radicali all'entità sionista? Due cose.
la contestano e da un punto di vista politico e da un punto di vista religioso. Da un punto di vista religioso loro contestano agli ebrei di essersi autoproclamato popolo eletto e quindi dice, siccome non sta scritto da nessuna parte che qualcuno è più eletto degli altri, questi vanno da vanno tenuti, comunque vanno eliminati, perché non esiste né nel Corano né negli Hadith c'è nessuna questa indicazione. Anzi, ricordiamo sempre che nella storia dell'Islam c'è sempre stata la convivenza tra musulmani in terra d'Islam, tra musulmani, ebrei e cristiani, anche se avevano una categoria concettuale particolare che si chiamavano dhimmi, cioè cittadini seconda categoria, che però potevano vivere se facevano certe cose tranquillamente. Ma da un punto di vista politico, perché si colpiscono obiettivi, perché si colpiscono sinagoghe e shivot, per quali motivi? Beh, perché praticamente noi sappiamo che per l'Islam Gerusalemme, Al-Quds, è il terzo luogo sacro, perché da lì che è partita l'ascensione al cielo di Maometto, nel momento in cui è andato a raccogliere le parole di Dio da rivelare all'uomo per la sua salvezza. Quindi questa è la ragione, l'obiettivo, il fatto che Al-Quds è stata presa dai paracadutisti di Zal al termine della guerra dei sei giorni, la figura, l'immagine dei paracadutisti sotto il muro del pianto ha costituito veramente il seguito della Nakba, cioè del disastro che era succeduto nel 1948 alla loro cacciata da quei territori. Ultimo punto, per vedere sempre naturalmente il discorso degli indifferenti e degli apostati, l'apostato è considerato nemico da abbattere perché ha avuto la fortuna di nascere di religione musulmana, ha avuto questa fortuna e la ripudia abbracciando un'altra, convertendosi in un'altra religione. Questa è una pena capitale a cui va incontro. Gli indifferenti sono coloro che sono solo musulmani tiepidi, tutte le persone che sono state uccise dagli emiri del gruppo salafita per la predicazione e il combattimento, poi divenuto Al-Qaeda nei paesi del Maghreb islamico, sono per questa ragione. Per queste ragioni venivano radunati nella piazza del villaggio, venivano messi su un fianco, venivano legati loro mani e piedi, tagliate loro la testa, prima tagliata la gola, poi tagliata la testa e poi dati loro fuoco, perché c'è una simbologia molto importante, si taglia si toglie la vena giugulare, si taglia per far fuoriuscire il sangue e purificare il corpo, si taglia la testa per impedire loro che nel giorno del giudizio la testa si possa ricomporre al corpo, ed evidentemente si brucia il corpo per anticipare le pene che questo vivrà nell'inferno. Ultimo riferimento, però mi aggancio a quello che ha detto l'altro relatore sulla fine del califfato, perché ha fatto un suggerimento. Allora, due considerazioni. Il califfato non è finito, è stato sconfitto militarmente da un certo punto di vista, ma quello che noi conosciamo come il califfato, che poi califfato che significa califfato? Significa, viene da un'indicazione che è califa rasul, cioè vicario del messaggero di Dio. In buona sostanza, quello che è lo sforzo che ha fatto al-Baghdadi non ha fatto niente di nuovo, perché già si è posto sulle fondamenta di quello che aveva fatto al-Zarqawi quando ha creato Al-Qaeda nei paesi dei due fiumi. Né più né meno, perché loro dicevano, se io non ho un'entità statale, territoriale da controllare, non posso islamizzare questo tipo di società e da questo devo partire. Al-Baghdadi con l'ISIS e Daesh ha fatto la stessa cosa, solo l'ha fatta in modo molto più importante, ha combattuto, ha perso alcuni territori, ma non è finito per due ragioni. Uno, perché la sua forza di penetrazione e di suggestione nei confronti dei giovani è intatta. Secondo, ricordiamoci sempre che all'interno, anche qui un'altra cosa che dobbiamo dire sempre perché pensiamo all'Islam come un monolite, anche al loro interno c'è una guerra sorda combattuta anche a livello, se voi andate sui siti loro, vedete che c'è come una sorta di pubblicità che dicono no, venite con noi che noi siamo i veri leoni del Tawhid, Al-Qaeda che dice no, questo tipo di errore, questo tipo di attacchi che voi fate, attacchi indiscriminati, soprattutto anche nei confronti degli altri musulmani, è un errore. Noi ci dobbiamo concentrare contro il nemico lontano, cioè contro il grande Satana,
grande Satana sarebbe gli Stati Uniti d'America, quindi, e i suoi alleati. Quindi perciò il discorso del califfato è molto più serio, e se vogliamo, per finirla proprio tutta, alla base dell'impostazione ideologica del califfato c'è una sorta di leninismo religioso. Se voi ci pensate, chi è che non ha letto Stato e Rivoluzione di Lenin del 17? Quello che diceva Lenin era quello della apprensione dello Stato, la disarticolazione dello stesso nelle sue strutture per imporre la dittatura del proletariato e tutto quanto. Questi hanno fatto la stessa cosa, si sono occupati di un certo territorio, hanno destrutturato quello Stato per imporre la stessa cosa. Non è né altro né più nemmeno un leninismo religioso. Grazie. Cari amiche e cari amici, spero che questo intervento sia riuscito a fare chiarezza rispetto all'Islam di oggi. Evitiamo i commenti da tifoseria, tipo viva Gesù, islamici eretici o cose del genere, perché non vi saranno pubblicati. Dunque, se fate dei ragionamenti su quanto è stato detto, anche sull'Islam di oggi, ben accetto. Le tifoserie si fanno non sul decimo toro, perché sono squallide e banali. Detto questo, spero di avervi fatto un servizio anche con questo video che ho trovato molto interessante. Un pollice su per il mio lavoro, sempre incollati al decimo toro. Un caro abbraccio a tutti, Marco Cosmo.